www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. A Mussomeli, la passione è messa in scena da chi soffre. Ospiti delle strutture di Casa Rosetta hanno rappresentato i momenti della Via Crucis. Passione, morte e resurrezione di Gesù messe in scena da chi vive ogni giorno sulla propria pelle la Via Crucis della malattia, della sofferenza, della disabilità. I ragazzi di Casa Rosetta hanno conquistato e commosso i tanti che gremivano la chiesa di Santa Maria di Gesù, messa a disposizione dal rettore padre Sebastiano Loconte, è diventata luogo ideale anche per l'ubicazione. Sorge proprio al centro di riabilitazione di Casa Rosetta. Per questa rappresentazione, una rappresentazione autentica durata una mezz'oretta, mentre l'operatrice Giacinta Marchione scandiva la lettura dei passi salienti del Vangelo di Giovanni: l'arrivo a Gerusalemme di Gesù, la Domenica delle Palme, l'ultima cena, il tradimento di Giuda, la cattura nell'orto degli ulivi, il processo davanti a Pilato, il rinnegamento di Pietro, la flagellazione e crocifissione, la resurrezione. Momenti noti pressoché a tutti i credenti, ma che hanno ricordato come la Via Crucis viene vissuta giorno per giorno in tante famiglie e da tante persone che accettano le proprie sofferenze ed in molti casi le vivono con la gioia nel cuore. E da sottolineare la genuina rappresentazione ha contribuito il gruppo dei Lamentatori del Carmelo, che ha proposto le caratteristiche lamentazioni al momento della crocifissione. Commosso, il presidente fondatore di Casa Rosetta, padre Vincenzo Sorce, poco prima dell'inizio ha detto: «Dopo il venerdì di passione, oggi è il giorno dell'attesa della resurrezione. Ed io sono grato agli operatori e ai ragazzi del centro di Mussomeli che ci offrono questa possibilità di assistere ad una rappresentazione non di periferia ma centrale, perché dove c'è sofferenza c'è Gesù». Presenti tra gli altri l'assessore Monia Carrubba, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale, il presidente del Rotary Gero Ferlisi e i candidati a sindaco Giuseppe Catani e Rino Genco, la Proloco, totalmente assente il clero tranne padre Loconte. Presenti anche i due frati benedettini, Cassiano Folsom, americano proveniente dal Missouri, e Luigi Gioia del Pontificio Ateneo Sanselmo in Roma, che a conclusione ha detto poche ma sentite parole su quanto appena messo in scena dai ragazzi di Casa Rosetta, grazie anche al duro lavoro preparatorio curato dagli operatori nei mesi precedenti. E padre Sorge ha concluso: «Nella chiesa c'è il tabernacolo, che è il sacrario che custodisce Gesù. Ecco, io amo pensare alle famiglie di questi ragazzi come al sacrario che custodisce Gesù vivo in ognuno di questi ragazzi e ragazze. Ed oso pensare alla nostra associazione, alle nostre associazioni oggi qui presenti,
come ad un tabernacolo che custodiscono quanto di più prezioso abbiamo. Custodiscono, amano, servono e aiutano questo Gesù vivo che siete voi, ragazzi. Noi siamo il sacrario per custodirvi e amarvi. Grazie davvero. Un applauso scrosciante ha salutato le commosse parole di Padre Sorge. Questi i nomi dei ragazzi. Gesù con Giuseppe Uscio. I discepoli con Carmelo D'Antrea, Giuseppe Infurna, Francesco Tabone, Emanuele Caruso, Alessandro Mancuso, Marco Vacante, Massimo Duminuco, Vincenzo Ingrao, Francesco Lombardo, Giuseppe Mattina, Vincenzo Di Raimondo. Le portinaie erano rappresentate da Calogero Bertolone, Patrizia Di Somma, Pilato da Salvatore Pecoraro, le pie donne da Maria Rita Mulè, Marietta Casucci, Simona Cimarosa, Giovanna Girlincione e l'angelo con Sebbi Piazza. Bene, buongiorno a tutti. Sono contento questa mattina di essere qui insieme a voi, di vedere la Chiesa questa mattina piena, per questo momento così importante, che non è solo un momento terapeutico, che non è solo un momento artistico, ma è soprattutto un momento spirituale. Ieri abbiamo celebrato il Venerdì Santo, siamo nel sabato dell'attesa, del silenzio, della risurrezione. E io sono profondamente grato verso i responsabili del centro di Mussomele, verso gli operatori e le operatrici di Mussomele, verso i ragazzi del centro di Mussomele che ci offrono questa possibilità di vivere il Sabato Santo coinvolte emotivamente e spiritualmente attraverso la passione del Signore. E vi sono grato perché avete avuto l'amabilità e la disponibilità a ripetere questa drammatizzazione della passione. L'avete fatto sabato e io sono rimasto molto impressionato. Ne ho parlato con tutti, ne ho parlato a tutti, perché veramente avete fatto un lavoro straordinario e vi voglio veramente ringraziare. E sono contento e ci tenevo che partecipassero a questo momento i due monaci benedettini che vengono da Roma, dal Pontificio Ateneo Sant'Anselmo. Voi sapete, i monaci benedettini, quelli fondati da San Benedetto, che pregano, lavorano, e che c'è una presenza dei monaci benedettini anche in mezzo a noi a Milena, il villaggio di San Martino delle Scale, dove venivano i monaci per il raccolto durante l'estate. Per noi è anche un bel aggancio questo con il nostro territorio, a Caltanissette con il priorato di Santa Flavia, a Milena con questa residenza estiva dei monaci. Vi siamo veramente grati, anche perché sono degli studiosi. Io ci tenevo che vedessero, partecipassero a questo momento con l'occhio del credente, del monaco, ma del monaco studioso, no? Voi lavorate in un ateneo pontificio e quindi vi occupate di liturgia ma anche di pietà popolare e potete discernere tra pietà popolare, folklore e questo. Vi siamo particolarmente grati. E devo ringraziare anche alcune strutture dell'associazione che sono venuti da Caltanissette per partecipare a questo momento. C'è Terra Promessa, ho visto Pietro e Paolo, Villa Sergio, non so se ci sono altre strutture che intendo pure ringraziare. E ringrazio tutti voi gli amici del volontariato qui di Mussomele, amici dell'associazione. Credo che ci sia qualche rappresentante dell'amministrazione, ma alla fine no, non c'è. C'è, chi sei tu? Vieni.
Assessore, infatti vieni qui, dacci un saluto, tu che sei assessore, in nome dell'amministrazione. Se no poi vieni, così io non tratto male gli amministratori, quando sono assenti sempre, stamattina che ci sei, valorizziamo. Dei preti c'è sempre solo padre Sebastiano, che ringraziamo sempre. Assessore, grazie di essere venuta a nome dell'amministrazione. Grazie a voi per l'invito. Io porto i saluti del sindaco che non è potuto essere presente perché è andato a trascorrere la Pasqua con la famiglia a Palermo. Vi ringrazio per l'invito, è un onore poter partecipare a questa rappresentazione. Grazie ancora. Grazie assessore. Grazie ai volontari, alla Fratres che è qui presente, poi Vincenzo. E poi chiaramente la misericordia, ora, e poi ci tenevo tantissimo, hanno dato il testo e anche un CD dei lamentatori, che non sono quelli che si lamentano sempre di tutto, sono quelli che interpretano le lamentazioni profetiche e partecipano al dolore con il loro canto veramente che penetra le ossa. E vi ringrazio che siete anche oggi qui. So che questa notte avete faticato e quindi meritate un doppio ringraziamento. Oltre che ai tecnici del suono, della luce, grazie, siete veramente generosi. E a Roberto Mistretto come giornalista, perché è importante che vedano, che osservano, ma non per fare propaganda, perché vedano le possibilità, la ricchezza, le disponibilità di questi giovani. Che sono protagonisti, che non sono periferia, che non sono scarto, ma che sono al centro della Chiesa e al centro della nostra associazione. Noi siamo infinitamente grati per il pontificato di Papa Francesco. Subito siamo stati sulla stessa onda. E quando ci ha capito subito il 14 maggio, quando siamo stati a Roma, Piazza San Pietro, guidati dal Cardinale Romeo di Palermo, ci siamo fermati a lungo, lui amabilmente si è fermato a lungo con me, ha sentito quello che facciamo, ha condiviso quello che facciamo e mi ha detto vai Vincenzo, vai avanti, e l'ha detto a tutti noi, questo è bellissimo. Allora pronto. Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo: andate nel villaggio che vi sta di fronte, subito troverete un puledro, scioglietelo e conducetelo a me. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. E ditele, il maestro ti manda a dire, farò la Pasqua da te. I discepoli fecero come aveva ordinato Gesù loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici. Mentre cenavano, Gesù si alzò da tavola,
depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo. E disse loro: sedutosi a mensa disse: Maestro, se non fosse io, Giuda il traditore disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: Tu lo dici. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: Mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: Bevete, questo è il mio sangue. Anzi. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. C'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda traditore conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda, insieme ai soldati, alle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora disse: Chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Allora il comandante e le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo portarono prima da Caifa. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù con un altro discepolo ed entrò con Gesù nel cortile. Pietro si fermò fuori, vicino alla porta,
Una giovane portinaia disse a Pietro: Forse te hai smesso di sapere questo uomo. Non lo so. No. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldarono. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Non sei anche tu dei suoi discepoli? Non lo sono. Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Dalla casa di Caifa nel pretorio, ma essi non vollero entrare per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato. Che accusa portate contro questo uomo? È un malfattore. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Sei tu il re dei Giudei? Tu lo dici, io sono il re. Vi era l'usanza che per la Pasqua venisse liberato un prigioniero. Volete dunque mi liberi, il re dei Giudei? E la folla rispose: Barabba! Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciate una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli andavano di davanti e gli dicevano: Salve, re dei Giudei. E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: Ecco, ve lo conduco fuori. Sappiate che lui non trova nessuna colpa. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Ecco l'uomo, ecco il vostro re. E la folla gridò: Figlio! Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. Croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era compiuta, disse:
Chi ha visto ne dà testimonianza. La sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura. Non gli sarà spezzato nessun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò insieme a Nicodemo e presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei. Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. E lì posero Gesù.
passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco un angelo del Signore con il suo vestito bianco come la neve. L'angelo disse alle donne: «Andate ora voi, so che cercate Gesù crocifisso, non è qui, è risorto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi!» Grazie, veramente grazie. Padre Luigi e Padre Cassiano dicono una parola. Le operatrici che hanno preparato, che hanno lavorato, tutti qua, i ragazzi del coro, Eros. Allora, il vero senso della celebrazione della passione e della risurrezione del Signore lo sappiamo tutti e per noi. Quando vediamo rappresentato quello che abbiamo visto oggi, quello che vediamo è ciò che Dio vuole operare nelle nostre vite. Tutti noi portiamo certamente un carico di sofferenza, di dolore, di difficoltà, di prova. Il messaggio che ci viene attraverso questa rappresentazione è che grazie a Cristo tutta questa sofferenza, tutto questo dolore, tutta questa prova è trasformata in vita. E in fondo la manifestazione più eloquente di questa verità l'abbiamo avuta oggi. Abbiamo visto come la solitudine è stata trasformata in comunione, come le difficoltà sono state trasformate in occasione di condivisione e abbiamo visto come la debolezza di ciascuno non è un ostacolo quando le forze sono messe insieme e quando tutti insieme cerchiamo di realizzare qualcosa i risultati sono straordinari. Credo che questa è una delle passioni più commoventi che abbia visto nella mia vita ed è qualcosa che più di delle tante rappresentazioni così artisticamente, forse così acclamate dappertutto, però quando si vede non solo una rappresentazione, ma quando si vede una dimostrazione vissuta di che cos'è
il senso profondo della passione e della morte di Cristo, e quando si vede questa risurrezione non si può non gioire e non si può non essere condotti ad approfondire la propria fede e ad essere ancora più riconoscenti al Signore per aver dato la sua vita per noi, per averci dato questa gioia, per averci trasformati da nemici in amici e per averci resi capaci, grazie a Lui e con il suo sostegno, di diventare gli uni per gli altri sorgenti di pace e di gioia e di vita. Grazie a tutti. Vorrei secondare ciò che ha detto Padre Luigi, che questa rappresentazione è impressionante e mi ha toccato tanto. Voi siete più bravi che Hollywood, secondo questo americano, nel mostrare il senso, il significato di questi giorni, della Pasqua. E mi ha toccato tanto come avete usato la Chiesa, come l'altare e la tomba per Cristo, come avete usato questo crocifisso, come avete usato lo spazio. E anche mi sembra che questa rappresentazione mostra la fede che deve essere grande in questo paese, perché ci è voluto tanto tempo preparare questo spettacolo. Mostra che questo è speciale per voi. E ecco, tutta la gente che viene è qualcosa di speciale anche per loro, che mi dà coraggio di vedere un paese così toccato da Dio e che vuole esprimere la sua fede. Grazie. Bene, grazie a tutti ancora. Voglio sottolineare solo una cosa per concludere. Le famiglie, che oggi ci sono di più. Nella Chiesa c'è il tabernacolo, che è il sacrario che custodisce Gesù. Ecco, io amo pensare alle famiglie dei nostri ragazzi, il sacrario che custodisce Gesù vivo in loro, in ogni ragazzo e in ogni ragazza. E oso pensare alla nostra associazione, qui, le nostre associazioni, in questo momento, qui a Mussomeli, un sacrario, un tabernacolo, che custodisce quanto di più prezioso abbiamo. Custodisce, ama, serve, aiuta. E questo Gesù vivo, e siete voi, ragazzi, ciascuno di voi. Noi siamo il sacrario, che siamo chiamati a custodirvi, amarvi, a dirvi che davvero siete Gesù vivo in mezzo a noi. Grazie davvero, grazie, grazie. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.